Andrea Magni, Media VIP, organizzatore della Volvo Cup 2010. Andrea, siamo qui alla Marina di Scarlino, abbiamo già fatto due prove, 63 barche in acqua, insomma mi sembra un buon numero. Buon numero, sì. Siamo contenti anche perché oggi le previsioni ci davano chiusi in casa con pioggia battente, quindi visto che c'è un bellissimo sole, abbiamo fatto due prove, anche se con aria leggera, però due prove belle tecniche, quindi direi che siamo molto contenti. Guardare la flotta in acqua è splendida, perché 63 barche, sembra di essere un europeo. Eh sì, anche perché abbiamo 13 nazioni in acqua, che non è poco direi. Ormai è un classico la Volvo Cup dei Media, siamo il circuito di riferimento in Europa e quindi vengono tutti qua. Cioè, sono qualcosa come 6 o 7 finlandesi, quindi devo dire che è notevole. Sì, anche perché aprile queste condizioni sicuramente in Finlandia non ci sono. Ma infatti, finlandesi, svedesi, norvegesi ci hanno detto molto chiaramente che da loro c'è ancora la neve e quindi sono ben contenti di venire a regattare nelle nostre acque. Senti, dal punto di vista tecnico, rispetto a Sanremo, sono tornati Favini, Bressani, e come hai visto queste due regate stamattina? Beh, devo dire che sono state due regate molto tecniche, anche se sicuramente qualche salto di vento, sono create dei grossi distacchi. Nella seconda c'era un buco tra i primi 10 e il resto della flotta, che sembrava che ci fosse stata una seconda partenza dopo. Comunque molto combattute le regate, non c'è un primo che parte davanti e resta davanti, molto combattute, continui sorpassi, delle belle lotte. Ecco, senti, questa Volvo Cup sta avendo molto successo, il Majors 24 non è l'unica classe, ci puoi spiegare cosa succederà quest'anno nei campi di regate italiani? Sì, siamo partiti con l'SD3 che ha aperto la Volvo Cup a Lunana, adesso la prossima settimana c'è la seconda tappa, SD3 che avrà probabilmente il record di presenza quest'anno di una tappa con 124 iscritti oggi, ma saliranno. Quindi un mondiale a turno stupendo, abbiamo l'inserimento di Divan, due settimane in Scarlino la prima tappa, gli ottimi che stanno andando alla grande perché sono entrati anche una serie di partner sul circuito, c'è il progetto Kinder più Sport che ha adottato la Volvo Cup come suo circuito di regate della vela giovanile, quindi insomma direi che sta andando tutto molto bene veramente. Quindi Volvo sempre più vela, come c'è dalla Volvo Share Race fino a scendere agli ottimi. Sì, infatti, noi seguiamo in qualche modo quello che è l'aspetto locale della Volvo, quindi è in pratica come fosse una mini Volvo Share Race sulle coste italiane. E quindi insomma, direi che la cosa sta funzionando perché stiamo facendo la vela a tutti i livelli. Il commento di Volvo è sempre: noi vorremmo avere ragazzine che vanno in Optimus che un giorno sognano di fare la Volvo Share Race. E quindi abbiamo i vari step in mezzo. Perfetto. Grazie.